Ok, prima di andare a fare tutte le attività ordinarie che ci sono qui a Venezia, proporrei di andare proprio in maniera iperveloce da Leonardo. Intanto vi vorrei far notare che ho raccolto le piume Leonardo! e Sì, che bello vederti proprio. aperto gli scrigni di San Polo. Ah, ne hai recuperata un'altra! Magnifico! Ah, complesso. Una sostituzione numerica e un cambio di lingua. Un momento. Fatto. 5 pagine del codice decifrate, tanta roba. E 2 riquadri di salute. Ok. Quindi, ce ne andiamo qua. Per forza, questo punto di osservazione è bastardo, non ce la faccio raggiungerlo. Oddio, beh, si potrebbe passare anche da fuori, no? Senza dover per forza entrare in conflitto, come tipo Timidi, fatevi avanti. succede il 99% delle volte. Se solo Messer Giraldi potesse vedere. Dovuta alla Avrà recente perduto campagna il senno. militare in difesa dei possedimenti esterni della Repubblica, verrà imposta una tassa sul Dovresti stare qui. portuari di importazione. Tranquillo, nessuno ti cerca. Oddio, pensavo cadesse. Gli riuscì. Eccoci qui. Come faccio a entrare? Scalo il muro e... Oh, niente da fare. È un salto impossibile. Devo trovare un'altra strada. Ecco i ladri. Ecco la ladra stronza rosa. Oh merda, corri. Ah. Ehi, Mi serve il tuo io ti ho aiuto. già visto. Dobbiamo andare. Non ti sei mai scusata per avermi urtato. Subito! E avermi rubato il mio denaro. In canale. Questo non restringe molto. Il mio Messina denaro. Resterà il segno. Prendetelo! Fatevi sotto che vi apro in due. San Marco a vedere il boia che fa a pezzi. Non voglio essere morto. Meglio andarsene subito. Di giustezza. Boom. Anche tu, via. L'ho trovato. Vieni. Sei coraggio. Caverai meglio da sola. Evidentemente il coraggio ce n'è anche troppo. Aspetta, ho bisogno di togliermi il velo di sospetto, però. Caverai meglio da sola. No, zio, no, no. Questo. La caverai meglio da sola. No, non te la caveresti meglio da sola, vieni qui. Avevo solo una cosa più importante da fare. Madonna, Ezio, in equilibrio proprio. Ma che cazzo? Gambe aperte, eh? La caverai meglio da sola. Prendete quel bastardo! Più veloce! Bene, bastardi! Chi vuol morire per primo? Madonna, quanti danni infligge quest'arma. Sono solo un passaggio! Vabbè, voi sarete anche rapidi, ma... In quanto a combattere fate proprio schifo al cazzo, fatevelo dire. Strappalo, Ezio, strappalo! Presto, si avvicinano! Maledetti arcieri! Maledetti arcieri, sai, rispondesse ai comandi, sto qua. Armi di prima scelta! La caverai meglio da sola. Ora! Io non lo direi, sai.
Farò in modo che moriate ognuno in modo diverso. Bello nel coppino così. Andatevene. Siete una volgare cavagna. Basta. Presto, lasciatemi andare. Dai, e ammazzalo! Sbrigati! Le armi lunghe le soffro sempre un pochino, eh. Prendetelo! Raggio, fatevi sotto che vi apro in due! Un'altra orda. Anche Bruto fa la sua fine. Guarda che sono stato più veloce di te, se proprio lo vuoi sapere. Non voglio essere coinvolta. Non voglio essere coinvolta. Aspetta un secondo, di vitale importanza. Sì, ma non è che come... Ottima esibizione di Venezia che... Mi allontano un pochino o ti allontani un pochino, me la coverei meglio da sola. Ma vattene un po' a fanculo, vai. Che stai facendo? Sbrigati. Sono qui. Mo' dipende da te. Siamo con voi. Ah, Cristo, la gamba! E adesso facciamo la trasportino. È prelati, adesso mi devono aiutare. Rosa. Onorato, Rosa. Mi chiamo Ezio. Lo so. E mi hai rubato i soldi. Sarebbe bellissimo tipo lasciarla in acqua. Saremo con voi a tutto il vostro... Bravi ladri. Ne prendiamo già abbastanza sopra. Sì, arrivederci. Porgete i miei omaggi a Sir. Intanto seguitemi. Poi non si sa quel che succede. Portate qui i malati e... Ugo! Che accade? Rosa è ferita. Non m'ammazza. Passamela qui. Faremo il tragitto in barca. Fa piano. Andate, mi occupo io delle guardie. Giù, subito! Non andrai lontano! Non è finito. Là, prendetelo! Vai, tuffati in acqua, vai. Il prossimo è lì. Non lo devi atterrare. Lo devi buttare in acqua. Così. No, non capi. C'è niente sto gioco. Ma non l'hai ammazzato? ...58 coltelli. Infatti me ne sono rimasti 5. Spostati sui tetti, fa qualcosa, presto! Ci penso io sui tetti, non ti preoccupare. Al momento che l'esercizio non è disponibile, si chiede agli interessati di avanzare delle proposte. Ma sono dall'altra parte, cazzo! Puttana, fermali! No, l'assassino! Via! Via! C'è un assassino! Via! Non credi di andare! E fagli fare la degna fine! Anche tu! Via! Non toccatemi, Ugo! Non scapperai! Ti tirano contro! Non toccatemi, Ugo, ho detto. Non toccatemi, Ugo. Ugo boss, via. Sì, quanto è lungo sto tragitto, però. Cioè, voi vi immaginate sto gioco con il ray tracing? Che roba. Ancora bersagliando. Vai là, addosso. Come, scusa? Fuori uno.
E fuori due. Così si fa. Qua c'è un altro dottore, vediamo se girano. No, non girano. Ora per tutti. Che bella musica però. Anche chitarra elettrica, cioè, pensate a Jesper Kidd, il compositore della colonna sonora di Assassin's Creed 2, che è riuscito a infilare la chitarra elettrica in canzoni praticamente medievali, una colonna sonora medievale, perché questo è. Dai, confido che manchi poco. Sbagliato rotta. Perfetto. Si entra nella darsena della Gilda dei Ladri. È morto, idiota! Pregherai più tardi! Porco devo vedere! Demonio. Devo vedere Antonio! Attento! Lascia fare a me! Va a cercare Antonio! Cristo, Ugo, fa come dice! Qua l'ultimo arrivato dagli ordini! Perché forse l'ultimo arrivato è intelligente, no? Svegliati. Ci serve aiuto. Che bello così, senza minimappa e cose varie, molto più realistico. Fatele spazio! Mettila giù, qui. Dove siamo? A casa. Hanno chiamato aiuti. Grazie. Rosa, che è successo? Tiratemi via quest'affare. Calma, calma. Prima diamo un'occhiata. Non ha toccato l'osso. Meno male. Tirala fuori! Rosa, dobbiamo evitare... Ora! Come vuoi. Tenetela. Dolorosissimo. Madonna. Mi spiace, piccola. Mi spiace. Ficcatelo nel culo, il tuo mi spiace. Va a cercare Bianca e fai in fretta. Donna cazzuta però, eh. Come? Prendi una pezza pulita. Quando tolgo la mano, premi la pezza sulla ferita. Ezio infermiere. Ora. Porca puttana. Vi immaginavate? Tipo aspettavo degli anni. Ha un bel caratterino. Chissà se avrei fallito. Avanti. Portatela dentro, così Bianca può chiudere la ferita. Te la caverai. Il peggio è passato. Ti venisse il cancro, brutto bastardo! Cosa? A te, a quella grandissima troia di tua madre! Grazie. Rosa mi è molto cara. Se dovessi perderla... Ho sempre avuto un debole per le donne in difficoltà. Sì, l'ho saputo. La cosa ti sorprende? Sappiamo tutto di te, Serabiture. Delle tue imprese a Firenze e nel resto della Toscana. Bel lavoro. Anche se un po' grossolano. Allora sai per... Grossolano? L'immagine. Quando hai un momento, vieni a trovarmi nel mio studio. Dobbiamo parlare. Lo dicono anche le donne, questo. 4.000 fiorini. Buono. Resterà il segno. Soprattutto quello dei soldi resterà. 4.000 fiorini. Vabbè che non abbiamo problemi di soldi, ecco.